Ciao, ciao, eccomi qua per fare l'estrazione del, diciamo così, del regalo che ho deciso di farvi, o giveaway, come lo vogliamo chiamare. Quindi ricapitoliamo brevemente quello che c'è. Allora, questo sarebbe un tipo un beauty, ma lo potete utilizzare per mettere appunto i vostri lavori di uncinetto. Io poi ci ho messo anche questa, dove ci sono, vedete, i post-it, la pennina. Il memo col prezzo, orrendo, lo so, ma se tento di staccarlo si rovina. E poi questi uncinetti che sono uncinetti d'acciaio appositi per lavorare con i fili un po' più fini. Mettiamo qua da parte. Poi c'è il porta uncinetti, vedete? Quindi questo simpatico set da cucito. Sono un po' emozionata, scusate. Quindi, vabbè, il porta uncinetti l'avete visto e rivisto. Allora, di tutte queste cose vi lascio il link sotto del tutorial. Il porta uncinetti, il porta aghi. Io adesso non vi ho messo niente perché non lo voglio rovinare. Poi chi lo riceverà. Ah, vabbè, poi avevo messo questi per farvi vedere che potete anche ammetterci dei come si chiamano? Dei segnapunti. Quindi questo non incluso. E segnapunti non inclusi, quindi questo è il portaghi, e poi il punta spilli, vedete? Anche di questo il video in questo momento non è ancora stato caricato il tutorial, comunque vi lascio il link sotto non appena lo faccio, spero che anche questo vi piaccia. E poi anche qui forbici non incluse, questo è il famoso scissor fob, vedete? Che è praticamente abbinato, fatto uguale ma un po' più piccolo del punta spilli. Adesso io le tolgo le forbici perché volevo solo farvi vedere come risulta. Quindi spero che vi piaccia anche questo. Fra l'altro potete anche prendere spunto, fare dei portachiavi, non so. E poi per ultimo, l'ultimo ma non per questo meno bello, la busta viola con la Snappy Ball. Questo è un bellissimo cotone, sono 200 grammi, quindi utile, cioè va benissimo per fare una borsa. Io infatti a breve allora quando ho comprato questo mia sorella mi ha fatto acquistare anche mi ha costretto a acquistare un color verde acqua per una borsa per lei, quindi vi farò quanto prima, insomma, più in là il tutorial appena appunto finirò la borsa. E poi una bella cerniera 25 cm di Cucirini Made in Italy, non male. Quindi questo è, ah, aspettate, poi una cosa che ho aggiunto poi all'ultimo momento, un giorno, scusate, sono un po' emozionata, una cosa che ho aggiunto all'ultimo momento, in pratica c'era la Yankee Candle e poi un giorno che è qua, che è un profumo, sta Yankee Candle, mamma mia, buonissimo, si chiama Wedding Day. In pratica mi ero comprata un braccialettino e il giorno avevo visto questo e ho detto ma dai, lo metto nel giveaway perché magari non a tutti, capisco che non a tutti possa piacere, l'apertura magnetica, vedete? Capisco che magari non a tutti possa piacere, io personalmente le uso queste cose, vedete, ai gufetti. Personalmente queste cose le uso, però capisco che non a tutti possa piacere, però dai, magari avete una nipotina, insomma una ragazzina, qualcuno che conoscete, potete regalarlo se proprio non lo usate, quindi insomma mi sembrava carino metterlo. E niente, quindi questo è tutto. Adesso io vi lascio all'estrazione e vabbè, spero che vi piaccia, ma del resto se avete partecipato vuol dire che tutto ciò vi piaceva. E a presto, prossimamente, subito dopo pubblicherò appena lo monto il video di queste due cosettine. Ok, quindi vi lascio all'estrazione, in bocca al lupo a tutte e ciao ragazze, Ciao. eccoci qua. Allora, scusate il circo. Siamo su random.com. Adesso io scriverò quello che devo scrivere. Non so perché mi emoziono quando devo girare i giveaway, quindi, cioè quando devo girare le estrazioni. Quindi generiamo un numero compreso fra 1 e 22, che le partecipanti sono 22. Quindi parte 2, go get numbers e vediamo un po' cosa succede. Aiuto! Quindi il vincitore è il numero 4. Vi faccio anche il bello perché mi dà il timestamp. Quindi il 2 giugno alle 15:20. No, che 15:20? Da me sono le 17:20. Quindi si vede che quello è l'orario loro. È
Ah sì, perché UTC, Official Time Center, non so, comunque insomma, per me sono le 7, cioè le 5, le 15:30, 15:20. Sono emozionata, si vede? Quindi il numero è il 4, wow! E andiamo a vedere chi ha vinto. Vediamo subito, ecco, sono stata brava, non ho cancellato la pagina dei commenti. Quindi l'ultima era 22, vediamo, vediamo, vediamo chi è. Aiuto, che emozione! Dai, ce la posso fare. Forse stai scendo così, faccio prima. 9, 5, 4, 7, Anto, 782. Yeah! Cioè, lì è al posto suo, vabbè. Quindi, Anto, suppongo Antonella, hai vinto, Antonella! E niente, quindi questo è, ragazza, ragazza, cara ragazza, spero che ti sia piaciuto. Beh, se hai partecipato, penso che ti sia piaciuto. Quindi, niente, alla prossima. Ah, mi raccomando, Antonella, contattami qui su YouTube, non mandarmi messaggi via Facebook perché non ha senso, perché chiunque potrebbe contattarmi via Facebook e dire ciao, sono la vincitrice. Quindi mandami un messaggio privato, mi raccomando, trovi, basta che vai nel mio canale, nel settore informazioni, mi mandi un messaggio in privato, altrimenti nella mia mail uncinetto.superstar@gmail.com mi mandi questa mano, che mi mandi il tuo indirizzo, non, ovviamente non lasciare indirizzi insomma nelle chat pubbliche. Ok, quindi di nuovo auguri, non lo so cosa si dice in questo caso, sono più emozionata io, e ciao!